Siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ma che fai? No, mi è scappata, era per sdrammatizzare un pochino. Ma cosa devi sdrammatizzare? Non c'è niente. In questi giorni fruiscono su tutti i telegiornali nazionali, nelle principali testate giornalistiche ed anche su tutti i social, dove se t'azzardi a chiamare l'apparato genitale maschile con il suo nomignolo più diffuso te bannano, le immagini dei quattro responsabili dell'attentato a Mosca, con sul viso e sul corpo i segni di quella che nel nostro paese verrebbe definita una brutta caduta dalle scale. Ma non siamo qui per entrare nel merito della questione, perché noi non siamo qui per raccontare la verità, quanto piuttosto per chiederci perché ce la raccontano in questo modo, eh? Eh sì, perché è evidente che c'è un continuo costante aumento della violenza visiva, tanto che in brevissimo tempo siamo passati dai corpi pixelati, si può dire pixelati? Sì, è un termine chiaro. Pixelati di Bucha, alle terrificanti immagini degli attentati del 7 ottobre, per poi passare alle imperdonabili immagini che ci giungono da Gaza ormai dall'8 ottobre, fino ad arrivare a queste, la tortura in mondovisione. E tutto questo mentre sono sempre più insistenti le voci di un possibile allargamento del conflitto su diversi fronti, e la sensazione che si ha è un pochino quella che ci stiano addestrando, sì, come si fa per i cani da combattimento, addestrando alla rabbia, all'aggressività, no, ad azzannare il nostro nemico, che peraltro ci indicano anche quello che è appunto il cane, che è nell'arena insieme a noi, mai il padrone, figurarsi mai, che ha subito lo stesso trattamento ma da un altro padrone. E forse sarebbe il caso, chi lo sa, di smettere un pochino gli abiti del tifoso o del giustiziere de Noantri e cominciare a chiederci seriamente per noi quanto vale una vita umana, visto che il clima sta pericolosamente tornando a quello che era durante e prima la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo un genocidio in corso, hanno dimostrato che si può, anzi si deve bombardare gli ospedali, i campi profughi, i civili come se non ci fosse un domani, adesso hanno sdoganato anche la tortura. E a quelli che convintamente continuano a sostenere che l'unica soluzione praticabile sia la guerra, vorremmo ricordare che il secondo conflitto mondiale ha provocato 60 milioni di morti, i due terzi erano civili, quasi la metà erano sovietici, e che nonostante questo la Russia quel conflitto l'ha vinto. Per cui forse sarebbe il caso di far sapere ai nostri governanti, anche con gesti semplici, con un dissenso e una disobbedienza civile, che noi questa guerra non la vogliamo. Se na volete. Poi se la volete, oh, armatevi e partite.